Tanta la gente che ieri sera ha assistito all'evento della posa in opera della statua del maestro Camilleri in via Tenea, che seduto in un tavolo al bar con una sedia libera, attende con chi colloquiare. Il primo evento dopo l'isolamento che la città ha subito per via del Covid-19. La scopertura della statua è avvenuta intorno alle 19:30. Diversi gli ospiti che hanno partecipato e che hanno dato il loro fattivo contributo, come l'attore Gaetano Aronica con le letture di alcuni brani dell'ultimo romanzo riccardino, Salvatore Ferlita che ha parlato del libro postumo pubblicato dal maestro Camilleri, per l'appunto riccardino, Michele Guardì, Sebastiano Lomonico, il presidente dell'ANCI, ex sindaco di Catania Bianco, il creatore della statua Giuseppe Agnello. L'evento è stato presentato da Barbara Capucci. Il sindaco Firetto ha dato il benvenuto ai presenti, affermando come le testimonianze culturali non conoscono confini e come anche la cultura. Oggi Camilleri ci unisce a quanti in ogni parte del mondo si sono perduti tra le pagine dei suoi racconti che ci spingono ben oltre un luogo. Avevamo lanciato lo streaming proprio per fare in modo che la gente potesse gustare in remoto questa iniziativa, però Camilleri è voluto bene e quindi la gente arriva. Questo lo dico con grande piacere, avendo avuto con lui, come è noto, una consuetudine di rapporti, e quindi mi piace pensare oggi che è un tributo non solo della mia città, non solo di Agrigento, non solo dei siciliani, che in qualche modo attraverso questo messaggio possono unire tutti coloro che hanno, attraverso le pagine di Andrea Camilleri, creato una comunità unica. Se penso che Camilleri ha in qualche modo legato 1.200.000 persone, perché tanti sono gli spettatori che hanno visto Montalbano, quindi stiamo parlando di una figura che ha avuto un ruolo, vorrei dire, storico, epocale, e che soprattutto è senza confini. In realtà sono qui nella mia veste di presidente del Consiglio nazionale dell'ANCI, cioè di tutti gli 8.000 comuni italiani, perché questa di oggi non è un ricordo solo di Agrigento, ma sono tutti i comuni d'Italia, di qualunque colore, di qualunque grandezza, che oggi vogliono ricordare un grande italiano, un grande siciliano, un grande agrigentino, che ho avuto il piacere di conoscere personalmente, con cui abbiamo lavorato a stretto contatto di gomito, mentre ero sindaco di Catania, per 3 anni ha fatto il direttore artistico dell'estate catanese, una persona che ci manca molto ed è un esempio di che cosa la cultura può rappresentare per un paese come l'Italia, per una regione come la Sicilia, per una città come Agrigento. È bellissimo, lo ricordiamo ad Agrigento, ci ha regalato tante belle parole, tanti bei libri, ci ha lietato perché è sempre ironico, è uno scrittore fantastico. Saluto anche gli amici di Porto Empedocle che festeggiano in contemporanea, ma direi che oggi festeggia tutto il mondo, perché un fenomeno come quello di Camilleri è veramente unico, planetario direi. Cosa proporrai? Proporrò l'incipit del suo romanzo postumo, che come sappiamo tutti non è l'ultimo, ma è quello che lui desiderava si scoprisse, si pubblicasse dopo la sua morte, e così stiamo facendo. Per cui avrò questo grande privilegio davanti alla mia città. Vedo tantissima gente ed è una cosa bellissima, perché la gente è venuta spontaneamente in una giornata estiva ad ascoltare le parole, ascoltare anche il silenzio che la nostra città impone alla nostra spiritualità, che dobbiamo avere nel nome di questi grandi personaggi che l'hanno abitata e che ci danno un grandissimo orgoglio. Insomma, dobbiamo essere veramente fieri, tutti siciliani. Io credo che sia un omaggio bello, bello, emozionante, giusto a un anno dalla scomparsa, dedicare un monumento così vicino ai cittadini, non su un piedistallo inarrivabile come se fosse un eroe a cavallo, ma è stato un uomo che ha parlato al cuore degli italiani con i suoi romanzi, con la sua dialettica, con le sue idee di intellettuale. Quindi questo monumento a cui tutti si possono accostare è un'idea veramente molto bella, un omaggio molto, molto giusto. Ma come stavo dicendo prima ad alcuni amici, Andrea non se n'è mai andato. I personaggi come lui sono. È come se fosse andato in America, ma c'è sempre, perché è nel nostro cuore, con la sua intelligenza, con quello che ha scritto, con quello che ci ha lasciato oggi con Riccardino, continua a essere presente nelle nostre case e nella nostra mente. Il mio ricordo è quello di un uomo umile, anche dopo essere diventato il grandissimo Camilleri che era in campo mondiale. Un uomo di un'intelligenza assolutamente superiore e di una capacità di sintesi incredibile. Da scrittore credo che
lui abbia prodotto una quantità di libri che non ha precedenti, uno diverso dall'altro, uno più bello dell'altro. Poi uno per tutti, il re dei Girgenti, che grande personaggio, che grande amico, che grande scrittore e devo dire che grande conterraneo. Sì, mi sembra dovuto fare omaggio al grande maestro, anche perché sono orgoglioso di aver partecipato ai suoi lavori e aver dato voce ai suoi personaggi. Non potevo esimermi dall'invito di Lillo Firetto a questa grande... Stasera mi esibisco con un brano estrapolato dall'odore della notte, I Pirciati, tutto un programma. Grande vita al maestro Camilleri. Mimeo Gello, possiamo fare un'intervista? Sì, qui no, ad Agrigento, no. Ho voluto presenziare a questo evento. Sì, sono intanto molto felice che mi hanno invitato qui nella città di Agrigento e questo è un simbolo molto importante perché mi hanno un po' detto che c'è un sedile, c'è chiunque passa da qua si potrà sedere accanto a Andrea Camilleri. Per me è molto strano sentire parlare di Camilleri al passato perché è sempre presente con i suoi scritti, i suoi personaggi, le sue parole e quindi... Ma non solo nel mio cuore, è presente nel cuore, guarda quanta gente che c'è oggi qua, quindi è una bellissima risposta alla città di Agrigento. Col giovane Montalbano gli ascolti aumentano sempre, no? Anche come il commissario, lei ha un ruolo importante, insomma l'abbiamo potuto vedere e ammirare, anche questa sera ci sarà una puntata dedicata alla stanza 2. Sì, stasera finita questa manifestazione andiamo tutti a casa a guardare il giovane Montalbano. E sta andando benissimo anche in replica, quindi speriamo di andare avanti, ce lo auguriamo con la terza stagione, ma ascolti che ci hanno veramente sorpreso perché parliamo di repliche estive, ma stanno facendo veramente il record degli ascolti, siamo felici. Penso che Andrea abbia la forza di scrivere dei personaggi che sono degli eroi mancati, personaggi umani che commettono errori e quindi questo commettere errori fa entrare in empatia un po' tutti gli spettatori e poi descrive la Sicilia bella, la Sicilia che amo.